Bentornati a FAQ, Frequently Asked Questions. Voi ci mandate qualsiasi domanda vi passi per la testa. Noi troveremo un esperto che possa darvi una risposta. E non dovete pensare che ci sia qualcosa a cui non troveremo risposta, perché anche oggi siamo riusciti a trovare chi fa per voi. Parleremo di orienteering, vi racconteremo come nasce una storia per la televisione e soprattutto chi sarà qui con noi, una band che quest'estate vi farà ballare come pochi. Eccoci a FAQ e come promesso stiamo per presentarvi un argomento molto particolare. Vi leggo allora la domanda di Luca, così entriamo nell'argomento. In questi giorni nel parco dietro a casa mia c'era un corso di orienteering. Io non ho mai sentito parlare, di cosa si tratta? E per rispondere alla domanda di Luca abbiamo qui con noi Pietro Illarietti, che di orienteering ne sa tanto, visto che si occupa di comunicazione per la FISO, la Federazione Italiana Sport Orientamento. Ciao Pietro, benvenuto. Grazie. Allora, di cose da dire ce ne sono tante, però partiamo dalla domanda più semplice, che è quella appunto di Luca. E che cos'è l'orienteering? L'orienteering è uno sport che, come dice la parola stessa, permette a chi lo pratica di sviluppare una capacità che è quella dell'orientarsi, l'orientarsi in situazioni differenti. Il luogo più bello per praticare l'orienteering probabilmente è il bosco, per una questione di contatto con la natura. L'orienteering si pratica con una mappa e una bussola, ovviamente. Non solo nel bosco, si può praticare in città, nei centri storici, probabilmente forse questo è il modo più facile per... Ed infatti Luca l'ha visto fare per esempio nel parco. Esatto. Il fatto che magari si faccia nel parco, nei boschi o sulla neve, significa che ci sono varie sfumature. Sì. Magari l'agonismo o la gita nel parco, come diceva appunto Luca. Sì, l'orienteering è uno sport molto diffuso nelle scuole, quindi probabilmente questo ragazzo ha assistito a una dimostrazione, un'esercitazione fatta per le scuole. In Italia ogni anno 10.000 studenti provano l'orienteering, perché è una disciplina che permette di sviluppare, oltre alle capacità fisiche, anche l'orientamento, esatto, quindi delle capacità sensoriali. Quindi anche dal punto di vista didattico è considerata una disciplina utile. Quando poi mi chiedi quali sono le discipline orientistiche, allora ti posso dire che oltre alla tradizionale corsa c'è la mountain bike, ossia la classica bicicletta fuoristrada, però con applicato sopra un leggio. Per la mappa. Poi lo stesso leggio viene applicato anche nello sci, c'è un'imbragatura, uno legge la mappa praticamente in orizzontale mentre va e deve comunque stare attento a leggere, ma anche a guardare dove sta andando. E poi c'è un'altra disciplina dell'orienteering, che è il trail, ossia l'orienteering di precisione, dove non conta la componente fisica ma la componente tecnica. Infatti quest'ultima disciplina del trail è utilizzata anche dagli atleti diversamente abili. Ma secondo te l'utilizzo adesso dei navigatori o dei cellulari hanno un po', diciamo, hanno viziato un po' le persone? E probabilmente viziato è la parola giusta, però ogni tanto è bello riscoprire che ci si può orientare anche semplicemente con le proprie capacità. Infatti credo che siamo solo pigri forse. Sì, più che siamo solo pigri. Poco bravi a orientarsi. Sì, può essere. Se posso aggiungere una cosa, credo che una delle soddisfazioni maggiori di chi pratica l'orientamento è il sapersela cavare, o comunque il venire fuori da una situazione solo con le proprie capacità, cioè il senso di orientamento e appunto l'abilità nello scegliere dove andare. Benissimo, noi torniamo tra poco e continueremo la nostra chiacchierata con Pietro e adesso ci vediamo un video. Eccoci di nuovo a FAQ in compagnia di Pietro Illarietti della FISO, la Federazione Italiana Sport Orientamento. Allora Pietro, tu come ti sei avvicinato all'orienteering? Beh, mi sono avvicinato grazie a degli amici che praticavano questo sport. E che cosa ti affascina? E come vi avevo anticipato, sostanzialmente è il contatto con la natura, questo proprio respirare il verde, secondo me questo è un aspetto impagabile, soprattutto per
per chi abita in città magari. Ma questo sport però a volte può anche diventare uno sport estremo. Ti è mai capitato di trovarti in difficoltà? Sì, mi è capitato, anche perché a volte questo sport viene utilizzato per fare il team building, quindi ci sono delle situazioni in cui magari vieni portato all'estremo. Però ad esempio l'ho praticato in inverno, lo scorso inverno, con un gruppo di amici, e mi sono trovato nelle condizioni peggiori possibili, cioè ero nel bosco assieme ad altri tre amici neofiti e a un certo punto ha iniziato anche a piovere fortissimo, e il freddo, il fatto che eravamo partiti in una giornata di bel tempo, ci siamo trovati sotto l'acqua e siamo trovati a un certo punto che il morale era sotto veramente sotto le scarpe. E a un certo punto abbiamo dovuto dire: ok, un attimo, ragioniamo, capiamo dove siamo. È stato il momento più duro di quella mattinata. Anche però forse dei casi un po' al limite, di solito c'è un esperto di orienteering. Certo, quello era un caso limite, poi bisogna dire che soprattutto per chi partecipa alle gare ci sono tanti percorsi a seconda delle possibilità, quindi uno può partecipare a una gara con un percorso esordiente se è un debuttante, oppure salire di livello a proprio a seconda anche degli anni di esperienza che si ha. Come si fa ad orientarsi per esempio sulla neve, dove magari i punti di riferimento sono di meno, e così magari diamo orienteering a parte, diamo anche dei consigli a chi da casa ci segue? Beh, certo, tendenzialmente è importante avere comunque sempre, se parliamo di orientamento, dobbiamo sempre sapere dov'è il nostro nord, ad esempio, e cercare di capire l'area dove ci troviamo come è fatta. Questo però dovremmo saperlo prima di andare ovviamente in quella zona. E poi tendenzialmente essere bravi ad individuare dei punti di riferimento sul terreno, un albero piuttosto che una roccia, in modo da non girare almeno in cerchio su se stessi. Io vedo che qui tu hai portato degli strumenti del mestiere, diciamo. Sì. Spiegaci a che cosa servono. Allora, vi ho portato due esempi di mappe che vengono utilizzati per le gare. Queste in particolare sono vissute e sono già state utilizzate in alcune competizioni. Le mappe sono fatte di un materiale idrorepellente, ossia devono resistere appunto all'acqua, eventuali anche piogge. Nulla, come non so se si è potuto vedere, comunque ogni mappa ha anche una simbologia che è utilizzata a livello internazionale. Poi ci sono le curve di livello e quindi si può già intuire come è fatto il terreno. A questo punto poi l'orientista deve percorrere il suo tragitto che andando a trovare con le proprie capacità i punti di controllo che si chiamano lanterne e che sono situate sul percorso. Ovviamente vince chi impiega meno tempo. Giustamente. Squalificato chi salta i punti. Allora Pietro, visto che tanta gente magari si sarà incuriosita, certo, diamo degli appuntamenti in giro per l'Italia. Certo, allora ci sono, ogni regione tendenzialmente ha degli appuntamenti in cui ci si può avvicinare a questo sport. Ad esempio, ovviamente da nord a sud, anche se questo sport è praticato prevalentemente nel nord Italia, perché è uno sport che viene dai paesi scandinavi e poi si è diffuso anche da noi. Ad esempio a giugno avremo in Puglia una gara di Coppa Italia di mountain bike, oppure a luglio avremo la 6 giorni del Tirolo in Trentino e poi a settembre i campionati italiani di orienteering. Quindi benissimo Pietro, grazie mille per essere stato qui. Prego, grazie a voi per l'ospitalità. E noi torniamo tra pochissimo perché adesso ci guardiamo un bel video.